Oggi, per non fare figuracce, siccome è una cosa istituzionale, siamo qui con la ministra Fabiana Dadone, che si occupa delle politiche giovanili, e per noi le politiche giovanili sono una cosa veramente importante. Poi tra l'altro oggi questo tipo di manifestazione è legata proprio ai giovani inattivi. Esatto. Quelli che hanno smesso di studiare. Quelli che non studiano, che non lavorano, che non sanno come orientarsi nella formazione. Quindi abbiamo deciso di prendere un autobus e venire nelle periferie e parlare con loro. Alcuni mi domandavano: ma com'è questo quartiere, com'è quest'altro quartiere? E venne proprio questa idea insieme a Mattia di andare nei quartieri e raccontarli, perché la gente ce lo chiedeva. E avete fatto un giro, un tour d'Italia praticamente? Sì, 12 tappe per ora, poi ne rifaremo una seconda tranche a settembre-ottobre. La malavita, ci tengo a dirlo, non sono un promotore della malavita, al contrario. Io ho portato per la prima volta i personaggi della Banda della Magliana perché c'era una grande enfasi sul romanzo criminale e molti ragazzi pensavano che chi faceva quel tipo di vita faceva come romanzo criminale. Di colmare le aree in cui non siamo stati, diciamola così. Quanto è durato questo tour? Beh, per ora siamo partiti direi 2 settimane fa, arriveremo fino a fine maggio. Per me l'obiettivo è provare a parlare con uno ad uno, anche tramite persone come voi, che chiaramente hanno un'influenza importante sui ragazzi, provare a dargli prospettive. Per me l'importante è che non rimangano immobili di fronte a un labirinto di offerte formative, di lavoro, di possibilità, che non si sentano spaventati ma scrollati e stimolati. C'era un po' di diffidenza, per fortuna poi Mattia si è appoggiato a tutta una sua rete di conoscenze, in particolare i fighter, perché il fighter è il combattente. Scusa, rete di conoscenze, sennò si prende. Spiega. Non marco male, se magari tatuaggi, no. Come li stimolate in questo momento? Cioè, facendo questo tour, facendo questo giro, quali sono le proposte che fate poi ai giovani? Beh, intanto gli raccontiamo il fatto che l'Europa offra una serie di bandi, penso all'Erasmus Plus, quindi dalla quinta elementare in su, si può riuscire a fare questi percorsi per cui si va nelle scuole, fuori, si possono fare gli Erasmus del lavoro, quindi uscire, fare delle esperienze per rientrare nel paese. Gli offriamo le attività di volontariato in parte retribuite dal Ministero e poi ci sono i partner, quindi abbiamo la Confindustria, la Coldiretti, la Confartigianato, l'ANPAL, i comuni, Manpower, tanti che ci aiutano ad insegnargli a scrivere un curriculum, a sapere che cosa dire quando si fa un colloquio di lavoro. Non tutti sanno come valorizzare il proprio lato migliore o alcune caratteristiche che hanno ma che non sanno che siano importanti sul mondo del lavoro, quindi scendiamo proprio nella pratica, ecco, diciamo, facciamo dei focal point molto molto pratici e poi portiamo sportivi, musicisti e perché no anche content creator come voi, per riuscire a far parlare tanto di questo argomento, perché in Italia abbiamo il numero di ragazzi inattivi più alto d'Europa e non lo sa quasi nessuno, 3 cioè, milioni. Proprio sono i più, più elevati in assoluto, sì. Ragazzi che stanno senza lavorare, senza studiare, senza formarsi. Io ho notato anche un'altra cosa, è che non sanno neanche, non solo l'inglese, uno dice sai l'inglese, ma neanche l'italiano, perché basta andare sui social magari e vedere gente che non sa coniugare il verbo avere. E comunque ha preso la terza media, adesso non dico che è una roba da elementari, però la scuola media sì. La media con dignità, le H te le insegna, quindi penso che almeno quello. Abbiamo il numero più alto d'Europa. Come si giustifica questo numero negativo, questo primato negativo che abbiamo in Italia? Ci sono tante, tante cause, cioè sicuramente il fatto che chi offre lavoro non riesce a incrociarlo con i ragazzi che ne hanno bisogno e il sistema dell'incrocio domanda-offerta, quindi banalmente l'ANPAL non funziona bene, le scuole formano ma non riescono ad essere abbastanza pratiche da formare per il mondo del lavoro e il mondo del lavoro non riesce a reperire ragazzi in maniera molto semplice con iniziative così, ma un po' aspetta che i ragazzi arrivino dentro i propri uffici, quindi non è sempre tutto facile. Poi ci sono contesti culturali che spingono per esempio le ragazze, 1 su 3 ha questo problema al sud, abbiamo 1 inattivo su 3 ragazzi, quindi altissimo, percentuali di genere che fanno spavento. Perché? Perché in Italia si pensa che la famiglia debba ricadere
ricadere quasi sempre in termini di oneri sulle ragazze. Quindi se tra i due si deve scegliere chi dovrebbe lasciare il lavoro, quasi sempre si sceglie di lasciare a casa la donna, la ragazza, e l'uomo continua a lavorare. Questo è un tema legato, per carità, al fatto che gli stipendi degli uomini siano più alti. Ma c'è un problema anche dal punto di vista della scuola, nel senso, io tante volte quando andiamo nelle scuole facciamo subito la domanda: vi sentite pronti per il mondo del lavoro? Ma per il mondo del lavoro che poi è globale, perché la prima cosa uno potrebbe fare, come dire, è anche andare a lavorare all'estero, e molti ragazzi ci dicono no, non mi sento fiducioso nel mio inglese, non mi sento fiducioso in quello che ho imparato e non mi sento fiducioso in quello che a scuola mi hanno insegnato. Beh, la scuola ha un approccio ancora troppo poco pratico, insegna moltissimo a lezioni frontali, insegna poco ad affrontare e risolvere i problemi in gruppo, a gestire le dinamiche di stress. Sono meccanismi che magari si imparano paradossalmente tramite i videogame, comprese le lingue, perché poi ti rapporti con persone di altri paesi, di meno all'interno di una classe. Quindi su questo si stiamo investendo risorse, ci sono anche tutti i fondi del PNRR, però è chiaro che il vero punto credo che sia anche un po' la meritocrazia. Stracarica e farvi sentire, e direi di iniziare con il primo fortissimo applauso per la ministra per politiche giovanili Fabiana Badone. Ma infatti quello che vorrei fare con questo piccolo tour è anche cominciare a farli sentire meno soli rispetto a questa prospettiva. È vero che oggi chi studia filosofia non farà più sicuramente il lavoro per cui ha studiato, ma è anche vero che quelle lauree vengono ricercate anche nella pubblica amministrazione, dove prima si cercavano soltanto laureati in giurisprudenza. È cambiato molto il mondo del lavoro, penso che anche a loro spiegare che servono moltissimi tipi di competenze, non solo titoli di studio, serve anche saper gestire le situazioni, adattarsi, formarsi sempre, costantemente, li aiuti. Cioè, secondo me noi giovani viviamo adesso. Il caso proprio del ministro persona, no? Sì. Tu sei giovane, hai avuto, diciamo, delle esperienze abbastanza recenti. Come ti sei interfacciato nel mondo dei giovani, del lavoro, nel momento in cui hai iniziato poi realmente a lavorare? Ma io, come tutti i giovani, ho intanto scelto l'università non con tutta questa certezza di ciò che avrei fatto un giorno, quindi ho detto vabbè, giurisprudenza, una laurea che si adatta abbastanza, mi piace il mondo del diritto, però non è che ero certa che un giorno avrei fatto il ministro, ecco, questo assolutamente no. Come mi sono interfacciata? Come tutti, sono uscita dall'università con un senso di smarrimento e ho poi trovato uno studio legale che mi ha offerto la possibilità di fare lì lo stage, ma poi io facevo volontariato di altro tipo, ecco, mi occupavo di prostituzione in epoca e l'ho fatto sempre con tanta passione. Questo volontariato mi ha spinto ad attivarmi nel mio comune e poi mi sono candidata alle comunali e poi quasi una serie di sliding doors mi ha portato dove sono. Io quello che vorrei dire ai ragazzi è proprio questo, cioè di non aver timore di perdere tempo a fare qualcosa o di non aver fiducia in se stessi, perché poi tutto serve a qualche cosa. Basta che abbiano lo slancio e non stiano immobili. A me interessa che non stiano fermi immobili ad aspettare che tutto accada. Ma questa cosa del volontariato, per esempio, è molto importante. Tantissimo. Perché spesso c'è un problema dei ragazzi che pensano di fare subito i soldi. Ah. Io tante volte dico, lo sapete ragazzi, anche noi abbiamo iniziato quasi per gioco, no? Non facevamo dei soldi, non ne facciamo neanche tanti oggi, però ci viviamo, ecco, mettiamola così. Poi lui è uno sportivo professionista, io sono un content creator. Chi inizia deve, tra virgolette, fare del volontariato, e il volontariato poi non fa mai male, perché ci si interfaccia con delle persone che spesso stanno peggio di noi e dà pure valore a quello che noi abbiamo già, perché tanti ragazzini dicono mamma mia guarda, c'ho una cameretta sola, c'ho solo un computer. Ma se tu fai volontariato magari con gente che non c'ha manco un tetto sulla neanche un tetto sulla testa, magari pensi che la tua cameretta sia un universo. Capita situazioni come l'ultimo della Tendopoli a Termini, che addirittura gente vive nella tenda e diceva c'è gente peggio di noi che magari vive qui e sta con le stampelle, oppure, cioè, quindi anche quello, no? C'è una parte buona del quartiere, anche se è la maggior parte, tante volte si pensa che c'è Cicalone? Sì, da quando ha iniziato sto format lo seguo da sempre. Sì, io sono venuto per Cicalone e per Mattia Faraoni sono venuto. Ma ti aiuta a formarti, comunque sviluppi dei lati del tuo carattere, ti permette di fortificarti fare volontariato, anche dedichi del tempo agli altri, ma ti autoformi, ecco, impari tantissimo. Io ho imparato dalla strada tantissimo, più di
di quanto i libri mi abbiano saputo insegnare. Durante questo tour voi trasmettete, ok, tutte le opportunità, ma poi qual è la cosa scatenante che fa sì che il ragazzo cambi visione di quello che era il problema fino a ieri? Cioè lui, perché io vengo oggi, mi faccio due giornate con voi e poi domani vado a casa e dico: ah, finalmente mi sento in un certo modo più invogliato. Intanto spero che il fatto che dell'istituzione abbiano abbattuto i muri, siano usciti dai mitici palazzi, siano venuti qui a parlare in un'area che è quella dello skate park, no? Per loro di estremo comfort, loro oggi sarebbero stati qui a skateare. È uno sport meraviglioso, lo facevo anch'io a 15 anni, è un'area in cui loro già si sentono a loro agio. Portiamo da loro i programmi e io spero che qualcuno, sentendo parlare anche dei nostri fallimenti, no? O di questa chiacchierata che ci stiamo facendo, tu hai detto che non è che sei partito con la certezza di guadagnare soldi, l'hai fatto per farlo, ecco, che loro da queste storie trovino stimoli, che sappiano che tutti noi abbiamo subito dei fallimenti, sbagliato qualche cosa, ci siamo inciampati e abbiamo avuto la capacità di rialzarci. Quindi spero che con l'esempio e il fatto di provare a parlare in maniera molto disintermediata gli aiuti ad accendere quella luce di speranza, che non si sentano soli. Poi è chiaro che noi chiediamo i contatti, proviamo a mantenere un contatto con loro anche tramite le amministrazioni comunali e soprattutto le associazioni del territorio, che sono tante, ma non riescono tutte a fare rete tra di loro. Quindi fare rete, fare sinergia serve tantissimo. Poi questa è una speranza, io non ti so dire se Intanto uno ci prova. Esatto. Allora noi diciamo così, noi siamo oggi comunque per la prima volta in una veste istituzionale, perciò comunque siamo con un ministro della Repubblica che ha a che fare con i giovani, nella speranza nulla politico, ma particolarmente orientata invece verso i giovani, perché noi a livello sociale con i giovani ci abbiamo a che fare tutti i giorni, e avere la possibilità anche di confrontarci con chi lo fa a livello istituzionale, secondo me è un passo avanti. Perciò abbiamo fatto le domande necessarie, cercando poi di trasmettere un attimino pure ai giovani quello che è l'idea di quello che c'è in questo tour, che poi magari lo replicherete, lo allungherete, farete altro. Il tour sarà un hit, diciamo. Qual è il video che ti è piaciuto di più? Ah, quello su Nettuno, perché io vengo da Nettuno, vivo a Roma, sì. Poi abbiamo fatto un piano ministeriale, ci sono fondi, però sono queste sono cose che si trasmettono con le interviste scritte, ma che è diverso venire a raccontare in piazza, con i rischi, con tutti i rischi del caso, anche di ricevere domande scomode dai ragazzi, però io ci tenevo a farlo, è una bella sfida che dovremmo cogliere tutti assieme, quindi grazie anche a voi per il vostro tempo. Ci mancherebbe, grazie a voi perché ci avete contattato. Vabbè, posso fare questa cosa? Noi salutiamo, è dovere. Salutiamo tutti quanti, accompagniamo la ministra al palco. La ministra non ha i precedenti, non possiamo chiederglielo. L'accompagniamo al palco e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Con permesso.